vedrete completamente. Allora, abbiamo detto, abbiamo preparato le patate, affettate sottilissimamente con la nostra mandolina e messe a macerare nel sale per mezz'ora. Poi condite con olio e pepe. Vanno bene anche le patate già sbollentate oppure le patate che vi sono avanzate bollite. Abbiamo mescolato il nostro stracchino in questo modo, in modo da renderlo molto cremoso. Poi abbiamo preso la sfoglia, questa è metà sfoglia, io perché metà l'avevo già preparata, e l'ho un po' stiracchiata e l'ho messa in un foglio di carta forno nuovo, perché è quello in cui è avvolta spesso è bagnato e non rende poi bene nella cottura. A questo punto prendete un coltellino un po' affilato, perché dovete delimitare un bordo in modo da non riempire tutta la sfoglia col ripieno, se no poi non gonfia. Allora io lo faccio questo bordo facendo un segno a circa 1,5 cm intorno al rettangolo. Ora poi ve lo faccio vedere. Luciano, guarda un po' se si vede così. Ho fatto un rettangolo a 1,5 cm circa. Non importa poi la precisione, e poi invece il centro lo bucherello con la forchetta, così. Ok, perfetto. A questo punto davvero è tutto semplicissimo. Prendiamo il nostro stracchino e con il cucchiaio ben mescolato, lo spalmiamo, ci aiutiamo col dorso del cucchiaio e lo spalmiamo al centro del rettangolo che abbiamo preparato. Si vede benissimo, dicono, sta tranquilla Ah, che si meno vede male. benissimo. E È c'è perché io da. Alessandro e Lina che ti dicono che si vede Grazie Alessandro, grazie Lina. benissimo. Sonia dice grazie per il suggerimento della carta forno. Eh sì, quello della. Poi una volta non so se avete già visto come la taglio rotonda, un altro trucchetto. E comunque veramente quando usate, sapete che io non uso spessissimo la sfoglia già pronta perché, come avete visto con la pasta matta, mi piace prepararla, ma in certe sfoglie ci vuole. Allora, farla in casa è molto complicato e quindi in questo caso ho comprato una sfoglia di buona qualità, però non uso mai la carta forno che c'è perché la rende molliccia, umida. Allora, intervengo. Buongiorno da Ciao Alberto, Alberto, da anche a te, buona Sonia, domenica. e da altri amici, Alessandro e Lina. Buona domenica da Loredana. Ciao Loredana, ciao a tutti. Allora, adesso prendiamo le nostre patate condite con sale, olio Un saluto anche al e regista, un grazie saluto al Orietta e ti regista. ricordi di me. Ma Grazie adesso Orietta. poi vieni a salutare alla fine. Allora, le patate le abbiamo prima messe a macerare con il sale e poi le abbiamo strizzate bene. Adesso le abbiamo condite con olio e pepe e le distribuiamo sul nostro Sì, ciao da stracchino. Camposanto, Modena. Che bei posti! Guardate, adesso che c'è qui siamo in zona arancione a Genova. Ho una voglia di girare l'Italia, andare a scoprire tutti i vostri piatti meravigliosi, poi provare a farli a casa. Ciao da Mietta. Ciao Mietta. Ecco, le patate le dovete col cucchiaio distribuire. Io mi aiuto anche con le dita perché vanno messe. Renata the best, dice Roberta. Ciao Roberta, grazie, no, non sono the best. Stamattina mi sono alzata e avevo un mal di testa. Poi in realtà mi sono messa a fare la sfogliata e mi è passato. La cucina mi fa bene, non so se anche a voi fa lo stesso effetto. Bene, adesso abbiamo messo le nostre patate. Mi asciugo le mani e l'ultimo trucchetto, poi siamo quasi pronti. Allora, le vostre erbe aromatiche. Io ho messo salvia, rosmarino e timolo, un po' lavati, asciugati, e vanno messi sopra. Un trucchetto è quello di non tritarli con la mezzaluna, ma di lasciarli grossolani e leggermente tagliuzzati col coltello. Vi faccio vedere la sfogliata. Vedete che in quella che ho già preparato le erbe aromatiche sono belle così, tagliate in modo molto grezzo. Perché tagliate con il coltello sprigionano meglio gli aromi, perché se le tagliamo con la mezzaluna poi un po' di aromi si disperdono. Quindi io le tagliuzzo veramente in modo proprio rustichissimo, rusticissimo.
tanto da tagliare un po' i laghetti di rosmarino. Giovannina, buona domenica, Claudia, brava. Grazie, ciao a Buona tutti. giornata da Sanremo, Marcella. Da Sanremo, guarda, un giorno voglio fare la ricetta della sardinaira perché è troppo buona. Minucci, è sempre un piacere vederti. Giorgio dice, persone come te mancano alla politica. Vabbè. Io la faccio in cucina la politica. Se voi mi seguite in ogni ricetta, in quasi tutte le ricette, metto qualche suggerimento che ha sempre quest'idea di cambiare il mondo con le buone azioni anche in cucina. La promozione dei prodotti locali, chilometro zero, la riduzione degli sprechi, aiutare le aziende che stanno sul territorio, insomma, la pesca sostenibile, vabbè, insomma, l'acquacultura sostenibile. Quindi abbiamo le nostre erbette. Le mettiamo sulla nostra sfogliata. Ciao da Perugia, Marina, Ciao Elena, ciao Marina. Perugia, grande. Buongiorno da Dronero. Dronero, noi abbiamo un nostro. A Dronero io collaboro con il biscottificio Cavanna, Cavanna. del mulino della riviera di Se Dronero, zone Ana ti bellissime. seguiamo. Allora, la nostra sfogliata è pronta, va infornata per mezz'ora a 200 gradi statico. Io cosa faccio? Siccome poi col 200 gradi vedrete che il bordo inizia un po' a dorarsi molto e le patate però magari hanno bisogno di un po' più di cottura, quindi faccio un quarto d'ora a 200 gradi e un quarto d'ora a 180. Potete fare anche 10 minuti a 200 gradi. Arrivano tantissimi saluti, mi piace. Ciao da Milano, da Leila, poi Ciao c'è ciao da Leila, Alan. Pinasca, Torino, da Lucia, che però è cresciuta a Genova, sempre Ah, che Marena. Ecco, bello. ti Anche becco per caso, sono stato affascinato dal tuo modo di cucinare. io. Grazie. Mango Morena, e ciao da Firenze, Daniela, c'è tutta Mi Italia. fa piacere. Fra l'altro io ho iniziato il blog veramente da poco rispetto a tante bravissime colleghe, quindi io ho bisogno di sostegno perché obiettivamente Dopo è poco. Sanremo Imperia, anche Imperia, Renata Super Chef, Donatella. Ciao Donatella. Allora, la nostra sfogliata è pronta, abbiamo detto, si inforna a 200 gradi statico per 10 minuti, un quarto d'ora, poi si abbassa un po' il forno e in totale deve essere mezz'ora. Comunque quando è dorata, poi con la forchetta sentite se le patate sono tenere e il risultato finale è questo. Ancora due saluti veloci, se no li perdiamo. Anna, Ciao diceva Anna. la nonna che l'amore passa per lo stomaco. È Ciao vero. da Bundi, dal Friuli. Ciao, C'è ciao. chi dice, bravissima cuoca, ma ti vorremmo ancora in politica. Spero che Dal Friuli presto. devo cercare il Montasio perché volevo fare il frigo. Da Savona Antonella dice, una pizza cotta nel forno di casa. Vuole che la preparo? Sì, Sì. Mi hanno eh. chiesto la pizza, mi hanno chiesto le mozzarelle in carrozza. E io però la prossima settimana ho già due dirette programmate. Venerdì, non su questa pagina, ma su blog Giallo Zafferano, preparerò una ricetta, dovete assolutamente farla. Gli gnudi di ricotta e spinaci sono dei ravioli senza pasta, facilissimi, buonissimi, anche da preparare magari nelle feste. E poi invece domenica alle 11, sempre qui, invece preparerò in collaborazione col caseificio Valdaveto una pizza di ricotta che è un dolce che è una ricetta di mia mamma che saluto perché so che mi sta Romy vedendo. da Como ti saluta, Ciao. Nelly da Alessandria. Grazie, grazie a tutti, un saluto. Allora, la sfogliata dopo che l'avete cotta è così, va mangiata calda e tagliata a fettone, accompagnatela con una bella insalata di verdure crude. È buonissima, fatemi sapere se vi piace. Vi faccio vedere nuovamente gli ingredienti, poi chiamo anche Luciano a salutare. Togliamo tutto, che un'altra delle cose che bisogna fare in cucina è essere ordinati. Allora, Elena, farò di sicuro. Ciao Renata. ciao, ciao, fatemi sapere se fate anche delle varianti. So che alcuni ci mettono magari dei wurster oppure della pancetta. La Io lo Luisa chiede la focaccia di formaggio. Ok, quella la facciamo. Se guardi il video della pasta matta, vedrai già intanto come si fa l'impasto. E abbiamo fatto lì un esempio con le focaccette, facciamo anche la focaccia al Rossana formaggio. chiede un video con i gnocchi, non so se. Gli gnocchi sì, li faccio, gli gnocchi di patate, quelli tradizionali, va Non bene, li li facciamo, programma, sono eh? facili. Sì.
Allora, pasta sfoglia, un rotolo, 300 grammi di patate, non tanto grandi, piuttosto piccoline che le tagliate Si può meglio. usare al posto della pasta sfoglia la pasta della pizza? Forse sì, direi di sì, la cottura andrà più o meno uguale, il risultato però è diverso perché la sfoglia dà questa croccantezza sfogliata, la pizza dà diciamo, la consistenza della pizza, è una pizza allo stracchino e patate, però secondo me si può fare, è una bella Nicola, ti idea. mettiamo allegria, grazie. Grazie, grazie, anche voi a noi. Capomagro, possiamo farlo, capomagro. Capomagro possiamo farlo. Sapete una cosa però, che in diretta non si possono fare tutte le ricette perché purtroppo alcune ricette hanno bisogno di passaggi di riposo che in diretta non posso farveli vedere, quindi io vi faccio vedere la parte finale, però posso fare un video. Qualcheduno suggerisce anche i peperoni spellati. Sì, peperoni è facilissimo da fare. Allora, vi ricordo, c'è Attila Cabaia perché hanno suonato alla porta. Quindi abbiamo detto pasta sfoglia un rotolo, 300 grammi di patate, 200 grammi di stracchino, olio Evo, sale e pepe e le erbe aromatiche che vi piacciono, tagliate al coltello, mi raccomando. Io vi saluto, vi auguro buona domenica e faccio venire qui Luciano perché senza di lui io non potrei fare Eccoci, niente. eccoci. E noi Ciao a oggi, tutti. noi la mangiamo a mezzogiorno. Noi mangiamo a mezzogiorno, buonissima, io sono un appassionato. Vi auguro Benissimo. buona domenica e un invito alle prossime dirette con Renata. Ciao. Ciao a tutti, ciao.